Cari amici di EveryEye, buonasera, benvenuti a questa, credo ormai, sesta puntata della nostra serie dedicata a Microsoft Flight Simulator. Siamo arrivati al punto in cui iniziamo ad abbandonare gradualmente tutti i voli IFR a bordo di grossi aeroplani, come abbiamo fatto nelle ultime puntate, per iniziare un approccio un pochettino più avventuroso al nostro simulatore di volo. E in particolare oggi abbiamo una sorta di tutorial avanzato relativo all'atterraggio che porteremo a termine attraverso le splendide sfide di atterraggio presenti all'interno di Microsoft Flight Simulator. Ce ne sono diverse, come potete vedere da questa schermata, anche se il mio bellissimo viso copre quella di sinistra, comunque abbiamo tre diverse modalità, tra cui scegliere. Le vedremo un po' tutte. In particolare partiremo con quelle un po' più soft, quelle alla mia sinistra, dopodiché avremo alcuni atterraggi in modalità epica e alcuni atterraggi in modalità vento forte, quindi con il vento attraverso che ci spingerà a fare una virata negli ultimi metri, più che altro più che una virata, un'imbardata negli ultimi metri prima di raggiungere la pista. Insomma, sarà una serata piena di avventure e soprattutto piena di fallimenti, questo per due ragioni. La prima è che, come sempre vi dico, non sono un pilota esperto, sono semplicemente un appassionato. La seconda è che purtroppo la nuova patch, quella che ha aggiunto gli aeroporti giapponesi, ha portato con sé una serie di altri problemi. Sembra a volte Flight Simulator come in quei cartoni animati dove aggiustano un asse di legno dando un colpo con il chiodo, ma il chiodo viene fuori dall'altra parte, c'è cioè dall'altra parte qualcuno con un martello che ridà una mazzata al chiodo e lo fa uscire di nuovo e si va avanti così. Insomma, aggiustano una cosa e ne rompono un'altra. E quello che ho notato in particolare è che il gioco crasha random, proprio in maniera del tutto casuale. Mi è successo più volte anche durante il giro del mondo, oltre a vari problemi del pilota automatico che non sto qui a descrivervi. Vi dico soltanto che la mia ultima tappa del mio giro del mondo, che doveva arrivare in Islanda e ci è arrivata alla fine a fatica, insomma, ho esaurito il carburante a pochi metri dal suolo perché il pilota automatico è impazzito e mi ha fatto fare un giro molto più lungo di quello che avevo previsto. Saluto intanto quelli che mi hanno raggiunto in chat, Mannimix, Sir Crave, benvenuti, buona serata a voi. Insomma, io direi di iniziare così, ma prima di lanciarci all'interno di queste sfide di atterraggio, vi mostro qualcosa di molto noioso, perché questo deve essere comunque un tutorial. E in particolare, spero che funzioni quello che sto per fare, vi mostro quello che è il circuito di volo, che è uno dei, diciamo, bread and butter, uno degli elementi base che ogni pilota deve apprendere per poter condurre un aeroplano. Lo vedete qui in questa immagine, l'ho beccato da un sito internet perché mi sembrava abbastanza eloquente. Ci mostra come deve essere svolto un circuito di decollo e atterraggio. Questa è una delle manovre che vengono compiute normalmente dai piloti in fase di addestramento, questi sono i primi voli che si fanno. E vi mostra in maniera abbastanza eloquente sia come si chiamano tutti i segmenti che costituiscono il circuito, che anche indicativamente come deve essere compiuto questo circuito. Vedete, dal momento del decollo con i flap regolati alla prima tacca, la tacca take off. Qui ovviamente le indicazioni delle velocità di rotazione sono riferite a un piccolo aereo da turismo. È evidente che un grande aereo non decolla, non effettua la rotazione a 60 nodi e non effettua la salita a 80 nodi. E comunque, dopo il decollo, indicativamente 200 piedi dal punto di decollo, ovviamente 200 piedi di altitudine da terra, si riducono i flap a zero e a quel punto ci si porta per l'assetto di salita. Quindi il circuito si costituisce da una virata di controbase, cioè una virata di 90 gradi a sinistra o a destra, a seconda che circuito lo si faccia a sinistra o a destra, si può fare ovviamente in entrambi i sensi. Questo dipende dagli aeroporti, dipende dagli ostacoli, però in generale il circuito è consentito in entrambi i sensi. Si effettua una virata di controbase, la prima virata, come vi dicevo, mantenendo sempre gli 80 nodi in questo caso, e si effettua la controbase, quindi la virata sottovento che ci spinge a sostanzialmente volare nel senso opposto rispetto all'orientamento della pista di decollo, mantenendo una certa distanza da questa pista, quindi comunque ci vogliamo al parallelo. E si compie il braccio di sottovento, quindi si effettua la virata base che ci porta al braccio di base.
E attenzione, nel momento in cui noi ci troviamo al traverso della testata della pista, cioè quando, diciamo, girandoci di 90 gradi alla nostra sinistra, in questo caso, vediamo la testata della pista, quella con indicati i numeri, il numero che indica l'orientamento geomagnetico della pista, ci spostiamo, diamo la prima tacca di flap, quindi effettuiamo la virata base nel momento in cui abbiamo la pista a 45 gradi alle nostre spalle, quindi dobbiamo girarci di 45 gradi all'indietro, guardare a ore 6 e mezzo indicativamente, 7, e a quel punto si compie l'ultimo segmento, che è il braccio di base, per poi effettuare l'ultima finata, la virata finale, che ci porta a effettuare quello che poi effettivamente è l'avvicinamento e l'atterraggio. Questo circuito, che vi viene spiegato abbastanza bene all'interno del tutorial di Flight Simulator, quindi se non lo avete ancora provato, fatelo, perché è indubbiamente molto utile per imparare come funziona una procedura di decollo e di atterraggio, è, come vi dicevo, la procedura che tutti i piloti devono apprendere per poter imparare a pilotare un aeromobile. Detto questo, e tornando brutalmente a Flight Simulator, oggi il circuito non lo vedremo, perché quello che faremo sono avvicinamenti e atterraggi. Quindi insomma siamo già lanciati verso l'atterraggio. Direi di iniziare proprio con un atterraggio che dovrebbe essere relativamente semplice su Suwanosejima, uno dei nuovi atterraggi che sono stati aggiunti di recente all'interno di Flight Simulator grazie all'upgrade che ha cambiato la conformazione del terreno e delle città e di svariati aeroporti, nonché aggiungendo appunto queste sfide di atterraggio sul Giappone. Ci portiamo dunque su quest'isola che, come vedete, è caratterizzata da un avvicinamento abbastanza avventuroso, non troppo complicato perché la pista è sufficientemente lunga, ma su un costone di roccia, quindi insomma sarà divertente vedere come va. Allora, Luca Game Twitch, buonasera Lore, ricordo il tutorial sull'avvicinamento su FS 2004 di Rob Machado, alcuni tutorial come il volo VOR erano buggati e puoi immaginare le bestemmie che ho tirato, assolutamente, qui in particolare vedete com'è l'approach su quest'isola, ok, c'è un po' di nebbiolina. Comunque dovremmo effettuare sostanzialmente tre quarti di un circuito. Cioè noi arriveremo sostanzialmente sulla testata pista opposta, quindi andiamo a osservare dall'alto, anzitutto dovremmo avere, qui vedete siamo già in realtà abbastanza lanciati. Praticamente ci troviamo, lo scenario ci ha portato già direttamente sulla verticale della pista, quindi noi non faremo altro che avvicinarci a questo monte, quindi effettuare una virata, non ho neanche guardato l'orientamento della pista, io stupidamente, guardiamolo subito, la pista è la 32, quindi dovremo effettuare una virata verso destra. Qui siamo già in realtà orientati più o meno a 32, proprio dove c'è questo arcobaleno, una virata verso destra per prua indicativamente 110, a fare bene, c'è un sacco di vento, questo ci dovrebbe portare, non si vede una mazza, però ci dovrebbe portare, aiuto, magari stiamo salendo in realtà. Ok, diamo una correzione al nostro trim per iniziare a far adagiare il nostro aereo. Ok, ora continuiamo una lenta virata verso destra mentre il nostro aereo scende. È molto difficile effettuare così al primo colpo questi avvicinamenti, perché non si ha un'idea molto chiara di quale sia effettivamente l'altitudine di atterraggio. Siamo altini in realtà.
Vediamo se riusciamo ad avvistare la pista. Più o meno è laggiù la pista, siamo ancora un po' lontani. Questo, il pulsante per visualizzare gli obiettivi dovrebbe tornarci utile. Piuttosto interessante questo avvicinamento, anche se... Vediamo se riusciamo ad avvicinarci in maniera sensata, anche perché non riesco per il momento a... l'aeroporto è qui, ma è avvolto da questa nebbiolina, quindi faccio un po' di fatica a avvistare la pista. Ma dovrebbe essere lì la pista. Diamo anzitutto un'attacca di flap. Ok. Sì, direi che la pista è laggiù. Perfetto. Direi che a questo punto possiamo piano piano andare ad allinearci. Regolo un pochettino la manetta. Ok, a questo punto siamo in finale. Diamo i flap fino all'ultima tacca. Questo chiaramente ridurrà la nostra velocità, ma anche la velocità di stallo. Dovremmo essere in grado di atterrare intorno ai 60 nodi. C'era un po' di vento in quota. Qui in fase di avvicinamento mi sembra che sia molto meno grave il problema. Cercheremo di centrare il segno blu che vedete qui davanti materializzarsi piano piano, perché il gioco ci assegnerà un punteggio a seconda di quanto morbido effettueremo questo atterraggio e soprattutto in quanti metri riusciremo a fermarci. Quindi noi a breve, c'è un po' di vento, a breve effettueremo una richiamata. Eccolo qua, leggermente in salita questa pista. Niente. Aiuto, sto per schiantarmi contro un albero. È andata malissimo questo atterraggio. Non è stato effettuato sulla pista designata. Ok, va bene, riproviamoci. Come vi dicevo, sarà un tentativo, un continuo tentativo di atterraggio. Non so per quale motivo non mi ha preso il comando del ruotino. Cercavo di correggere l'avvicinamento e non ci sono riuscito. È anche possibile che abbia impiegato troppo tempo per atterrare, ma potremmo tranquillamente a questo punto tentare una strada diversa e più breve. Sal, volentieri, l'atterraggio in Ungheria te lo faccio. Dimmi solo in quale aeroporto, scegline uno bello però. Ci proviamo. Ok, ora vediamo se riusciamo a trovare... Ok, l'aeroporto è qua, quindi noi, seguendo il principio dell'avvicinamento, c'è un po' di acqua, sta piovendo. A questo punto noi diamo la prima attacca di flap, che vedete abbassarsi in questo momento, ed effettuiamo la virata del braccio di base. Quindi quando ci troviamo al traverso della nostra pista, siamo troppo bassi comunque. Ok,
Ok, direi che possiamo comunque chiuderla questa virata a questo punto e andare direttamente, puntare direttamente sulla pista. Siamo troppo bassi. Siamo andati giù troppo rapidamente questa volta. Cercheremo comunque di allinearci correttamente alla pista. Ok, ci mettiamo allineati per il finale. Diamo un po' di manetta. Guadagniamo quel tanto che serve per poter arrivare a un'altezza plausibile. Che è certamente non questa. Ok, non molto ben allineati, ma vediamo che cosa succede. Stiamo stallando. Ah! Atterraggio terrificante. Almeno ci ha dato un punteggio di 542.000 punti. Con una morbidezza atterraggio 97. Il rullaggio a terra è stato relativamente breve, perché siamo riusciti a fermarci in 45 piedi, considerando che la pista in salita, comunque frenare il nostro aereo e fermarlo in appena 45 piedi, che sono tipo 13-14 metri, è veramente un bel arrivo. Precisione di atterraggio abbastanza buona, purtroppo in classifica siamo messi malissimo, soltanto al 13.000° posto. E insomma, ok, vabbè, questo l'abbiamo sistemato. Direi che possiamo passare a un'altra attività. Allora, secondo me è meglio Microsoft Flight Simulator o X-Plane? Sono sempre stato un grande fan di Microsoft Flight Simulator. X-Plane non sono mai riuscito a farmelo piacere, non perché non ritengo che sia un buon simulatore, anzi, è un ottimo simulatore. Ma l'ho sempre trovato un po' troppo difficile da configurare e, passatemi il termine, repulsivo per certi versi, molto molto complesso e onestamente poco amichevole. Quindi ho sempre preferito Microsoft Flight Simulator, anche quando X-Plane era decisamente più evoluto di Flight Simulator, parlo degli ultimi anni in particolare, ho comunque continuato a usare FSX. Ok, direi che potremmo provare un avvicinamento cittadino. Questa volta andiamo su Toronto. Quindi, insomma, avremo a che fare con uno skyline importante. Questa volta l'avvicinamento è un po' meno complesso rispetto al precedente. Anche se ci sono 100, pardon, 6 nodi provenienti da prua 187. Ciao Guni Andrea. Daniele, sì, il gioco è anche ambientato in Ungheria e sì, so a che cosa ti stai riferendo. Che a proposito di giochi ambientati in Ungheria, a breve dovrebbe uscire, cioè a breve, insomma, con l'avvento di PlayStation 5 e l'arrivo di Demon's Souls, avremo ampi paesaggi ungheresi con i quali avere a che fare. Devo spiegare questa cosa dell'Ungheria. Ok, sì, una volta durante una diretta stavamo giocando a Dark Souls e qualcuno chiese: ma il gioco è ambientato in Ungheria? Era una domanda totalmente random, ma fatta con sincerità dalla persona che l'ha fatta. Cioè, non voleva farci ridere, era serio. E la cosa ci ha fatto ridere tantissimo e quindi è diventata una specie di meme che abbiamo usato per i mesi a venire.
Ok. E giù il carrello. Non ho capito in quale pista dobbiamo atterrare, ma ci proviamo. Ci proviamo comunque. Dov'è l'aeroporto? È questo qua davanti? Io non lo vedo. Aiuto? Cioè, siamo vagamente contro luce, quindi non capisco dov'è l'aeroporto, ma speriamo di beccarlo. Ah, ok, ho capito dov'è. Devo volare più vicino alla... allo skyline torontese. Ragazzi, ma qual è la pista? Dov'è? Dov'è? Cioè, dovrebbe essere qua, ma non capisco quale pista. Cioè, dove cacchio sta la pista? È questa la pista? Questa qua a sinistra? Ok, sarà un avvicinamento non proprio preciso, ma primo tentativo. Oltre al fatto che c'ho il trim che è completamente fuori. No, ma era questa la pista! E che cazzo! Aiuto! Niente, non è andata molto bene, ma magari rifacciamo un secondo tentativo. Allora, bah, sì, insomma, sono arrivato 93 millesimo rispetto a prima, che non era male. Io mi domando come fanno questi. Da top 10, vedete, c'è un bug, non mi mostra la top 10, però chi è arrivato primo ha fatto 1.800.000, che è veramente un punteggio pazzesco. Riproviamolo, riproviamolo, tanto... ricaricare non costa niente. Come off, ritorna subito sperando che non crashi, ragazzi. Grazie. Kempa, ci provo a buttarlo giù più dolce, ma qui l'ho improvvisato perché non avevo avvistato la pista fino all'ultimo secondo. Adesso lo facciamo come si deve l'atterraggio. Non avevo capito che era questa pista qua. Stavo atterrando sulla pista 09 o quello che è. Che peraltro è chiusa, la pista 2-4. Vediamo che cosa riusciamo a combinare. Questa volta cercheremo un avvicinamento un pochettino più dolce rispetto a prima. Stiamo scendendo rapidissimi in realtà. Il vento si sente, eh? Si sente parecchio. Ok, credo di aver avvistato la pista giusta questa volta, che non è quella di sinistra, ma è quella di destra, giusto? Quindi devo un pochettino spostarmi al di fuori, ok? Giù il carrello. Vediamo se questa volta riusciamo a tenerlo su l'aereo.
Pista 2-6 è la pista designata. Siamo un po' bassini, ma dovremmo comunque arrivare. Il trucco per fare tanti punti qua è cercare di arrivare al limite dello stallo. Ok, dovremmo stavolta un pochettino più preciso, sicuramente più dolce di prima. Infatti abbiamo fatto più di 1 milione di punti. Le classifiche sono completamente buggate, dice che ho fatto 0 punti. Abbiamo fatto 1.155.000, il che non ci basta per entrare neanche nella top 200, penso. Però comunque il punteggio non è male. Direi che questa volta è venuto sicuramente meglio che al primo tentativo. Insomma, richiedono tutti almeno un paio di tentativi. Torniamo al menu attività, ne facciamo ancora una qui nella zona, nella comfort zone degli atterraggi, quelli un po' più tranquilli. Dopodiché ci spostiamo su quelli infernali e vediamo che cosa succede. Conosci un airline manager? No, Manimix, non lo conosco, ma adesso mi segno il nome immediatamente, perché a me personalmente i giochi di manageriali dedicati al volo mi interessano moltissimo. Me lo segno e ci do un'occhiata più che volentieri. Scusate se mi spoglio, ma sto morendo di caldo. Ho chiuso la porta per non far entrare i gatti e questo comporta un surriscaldamento della stanza. All right. Allora, Luca dice che al Bishop ci è atterrato lo scorso anno a bordo di un Diavilan Dash 8. Contatto all'atterraggio è stato a dir poco tremendo. Peggior atterraggio della vostra vita, ragazzi, volete raccontarmelo? Così ne parliamo. Allora, JFK, Jackson. Questo potrebbe essere interessante. D'inverno in Wyoming a bordo di un Cessna Citation. Zooplanet, certo che lo conosco, assolutamente. Ah, simula una carriera con Microsoft Flight Simulator. Ok, quindi assomiglia un pochettino a... com'è che si chiamava? Pilot... FS Passenger, più o meno. Perché FS Passenger aveva questa modalità carriera che permetteva di gestire una flotta. Quindi di comprare, fare la compravendita di aerei, organizzare i voli e ottenere una valutazione da parte dei passeggeri, che poi determinava un modello economico all'interno del gioco. Se è una cosa simile, parliamo più o meno della stessa cosa. Ok, direi che ci tentiamo qui con il Cessna Citation. 135 nodi è la velocità di atterraggio, non si vede assolutamente nulla qua. Direi, ma il carrello me l'ha già abbassato? Sì, il carrello me l'ha già abbassato. Allora, la pista qui, in realtà l'atterraggio è relativamente semplice come avvicinamento. Dobbiamo capire come si comporta il nostro aereo, anche perché faccio veramente fatica qui a leggere la velocità. Siamo altissimi come velocità secondo il nostro indicatore. Qui dovremmo anche attivare i reverse. Purtroppo non ce li ho mappati, quindi la frenata che faremo sul nostro Cessna Citation non sarà delle più dolci. C'è un bel po' di vento. Aiuto, un po' rimbalzella.
Oltretutto il gioco sta buggando in maniera strana, ma vabbè, ce ne facciamo una ragione. Ok, la velocità più o meno è abbastanza buona. Il problema è che siamo veramente bassissimi. Aiuto. Vediamo che cosa riusciamo a combinare. Ok, 1.345.000 punti, che qua mi pone ultimo in classifica perché non sta leggendo correttamente. Però non siamo messi malissimo, insomma, i primi hanno fatto 1.800.000, quindi a livello di punteggi ottenuti mi sembra abbastanza buono, nonostante l'avvicinamento non sia stato dei migliori, anzi, sono arrivato decisamente troppo basso. Ok, direi che qui potremmo uscire tranquillamente dalla comfort zone e andare a fare qualcosa di un tantinello più complicato. Intanto mi leggo i vostri atterraggi peggiori. Peggior atterraggio a Caglio Largo a Cuba, un volo interno su un aereo militare riconfigurato, il pilota ha iniziato ad aprire il portellone posteriore a 50 metri da terra, addirittura. Questo è allucinante, questo è allucinante. Io non ho mai fatto atterraggi particolarmente brutti, devo dire la verità, però posso raccontarvi di un volo che io non ho patito moltissimo, ma l'atmosfera a bordo non è che fosse delle più gradevoli. E praticamente era un volo da Milano a Varsavia. E noi trovammo una turbolenza sopra le Alpi che finì praticamente sopra l'Ungheria. Ma una turbolenza di quelle piuttosto violente, cioè del tipo bicchieri che volavano e cose di questo tipo. E io ricordo, stavo seduto tipo in terz'ultima fila o qualcosa del genere. E a un certo punto, durante questa turbolenza fortissima, un signore chiede aiuto alla hostess, si alza in piedi, parte di corsa, va in bagno, praticamente ha vomitato l'anima. Io ho fatto il volo sentendo questo qua che stava nel cesso tre file più indietro, che penso che abbia vomitato anche gli organi interni dal rumore che faceva. E abbiamo fatto tutto questo volo, cioè larga parte di questo volo, almeno un'ora, che sembrava di stare sulle montagne russe, cioè era un costante tremolio e sballonzolamento, cioè ho preso anche delle spallate contro la parete dell'aereo, quindi era una bella turbolenza, non di quelle esagerate, perché forse le peggiori sono quelle improvvise, perché è stata costante, ma forte e lunghissima, è durata un'ora. Ok, allora direi di provare l'avvicinamento a Saba, è un avvicinamento veramente difficile, non tanto perché la pista sia poco visibile, ma perché è una pista cortissima, cortissima. E speriamo di riuscirci, perché è veramente difficile questo avvicinamento qua. No, non era un evento CD Projekt Campa, era un evento di Wargaming. Vediamo se il gioco si degna di caricare lo scenario. Ok. Questi anche tutti questi pop-in sono totalmente nuovi. Prima che facessero l'update non erano così evidenti. Ok. Dunque, adesso vediamo se riusciamo a calare di velocità. Dov'è il nostro atterraggio? Aiuto. Non lo vedo. Non vedo una mazza. Ok, dovrebbe essere più avanti,
superato questo ostacolo sulla sinistra, l'aeroporto, però non lo vedo. Ok, vediamo se riusciamo a fermarci, che questo sarebbe già una grande vittoria, considerando la difficoltà di questo avvicinamento. Questo è uno di quegli aeroporti che non vorrei mai visitare. Ho visto atterraggi a Saba di aerei con tipo piloti che usavano un Pilatus e che atterravano facendo stallare volutamente l'aereo per potersi fermare in tempo prima di finire in mare. La cosa assurda è che appunto la pista finisce a picco sul mare e subito dopo ci sono degli scogli, quindi se perdete quota e non la riacquistate subito, finite direttamente in pasto ai pesci. Ok, eccola qua la pista. La pista è proprio qua sulla sinistra. Adesso faremo la virata. Appena possibile, sperando di riuscire a centrare l'obiettivo di atterraggio. Temo che sarà veramente difficile, ma ci proviamo lo stesso. Aiuto, mamma mia, mi sto già cagando addosso. Molto bene. Siamo troppo veloci, non ci fermeremo mai. Niente, è andata, aiuto, siamo morti. Riproviamo, 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 riproviamo. Aiuto, questo è difficilissimo. Ok, la cosa che mi chiedo è, forse dovrei fare un, prima di poter atterrare, dovrei fare una cosa. Cioè, devo andare a cambiare i comandi in modo tale da andare a inserire come comando la possibilità di avere i diruttori mappati sul mio controller. Vediamo se ci sono i diruttori. No, non ci sono i diruttori. Ok, va bene. Ok, giù il carrello. Stavolta proverò a prenderlo da più lontano, quindi cercherò di effettuare un avvicinamento un pochettino più ponderato di prima. Mi sa che ha buggato. Sta buggando. Ok, niente. Devo tornare alla configurazione di prima perché non mi riduce la manetta usando questa configurazione. Ancora troppo lontani. Vediamo se restando bassissimi. Stiamo per stallare, eh? Cioè, proprio siamo alla velocità minima sindacale prima di schiantarci al suolo.
Aiuto. Vai bello, vai, fermati. 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 Bastardo. Ok, non è andata benissimo, non è andata benissimo, ma comunque. Vuoi vedere i primi quanto hanno fatto? 1.700.000, ammazza, come fanno questi? Beh, allora, siamo sopravvissuti a una terra già Sava e questa già è una gran cosa. Non è andata benissimo, ma poteva andare molto peggio. Ok, questo l'abbiamo archiviato. A questo punto, vediamo un po' che cosa c'è come altra sfida di atterraggio tra quelle epiche. Grazie ragazzi, ricordatevi, lo dico sempre, ogni atterraggio dal quale uscite con le vostre gambe è un buon atterraggio, ogni atterraggio nel quale potete anche riutilizzare l'aereo è un ottimo atterraggio. Sì, le Antille francesi mi ispirano, potremmo tentare. Questo è quell'avvicinamento che prevede... Esatto, la breve pista finisce direttamente sulla spiaggia. Se non ricordo male, a Saint-Barthélemy... Adesso vediamo se non mi ricordo la cosa giusta. Esatto, a Saint-Barthélemy è successo questa cosa qua che vi mostro. Non so se riuscite a vedere il... Questo atterraggio. Praticamente vedete l'avvicinamento arrivando dalla pista con quest'ultima virata. Questo pilota, che qui chiaramente avrebbe dovuto riattaccare, decide comunque di atterrare, e quello che succede è questo. Lui prova a questo punto a girare sulla taxiway e finisce praticamente dentro la sabbia. E è andata bene perché si sono fatti male ma non sono morti, questo è veramente una cosa spaventosissima. Vedete il passeggero che sta uscendo in questo momento dall'aereo, anche perché qui potete vedere in maniera molto molto netta l'errore dove è stato, cioè nel momento in cui l'aereo è arrivato troppo, forse non è arrivato troppo alto ma sicuramente troppo veloce, qui nonostante abbia tirato giù la manetta al minimo, l'aereo non scendeva perché erano ancora troppo veloci. Quindi quando poi ha toccato terra ormai era troppo tardi per fare qualsiasi cosa. Ha tentato di virare verso destra per infilarsi qui su questa via di fuga, non ci è riuscito ed è finito in pieno nella sabbia. Insomma, terrificante. Cercheremo di non fare la stessa cosa su Flight Simulator, quindi insomma ci proviamo, vediamo che cosa succede. Vediamo che cosa succede. Certo, Iro, fammi tutte le domande che vuoi. Allora, pista 10, 48 piedi sul livello del mare, avvicinamento 110 nodi, punto di riferimento per la virata finale, questo scoglio. Quindi cerchiamo di arrivarci. Che belli che sono questi scenari. Ok, allora. Dicevamo, punto di riferimento per la virata finale, questo scoglio. Pista 10, quindi cercheremo di... Alzo un po' il volume, se no non sento il motore. Carrello. Allora, abbiamo detto pista 10, quindi in teoria... Dove cacchio è la pista? È qua. Non la vedo, ragazzi, la pista. Non conosco minimamente lo scenario, quindi sto andando un po' a caso.
Immagino che l'atterraggio vada fatto subito dopo questa collina, non me lo spiegherai altrimenti. Dove sei, brutto aeroporto? Ah, è qua sotto, e che cazzo, chi l'aveva visto? Niente, siamo troppo alti. Questo è esattamente l'errore che hanno fatto quei tizi prima di noi. Siamo velocissimi e altissimi. Quindi direi che a questo punto non ci proviamo neanche. Anzi, potremmo ricreare l'atterraggio che hanno fatto questi, che hanno fatto una roba del genere. Vedete? Così, dopodiché lui ha messo giù, ha cercato di frenare, di curvare verso destra e si è piantato nella sabbia. Questo è più o meno l'atterraggio che è stato fatto da questi qua. Lo rifacciamo, questa volta cercando di farlo meglio. Allora, Iro, nel gioco si può selezionare qualsiasi ave o superficie. Assolutamente, assolutamente sì. Ci sono anche delle aviosuperfici che non hanno realmente senso di esistere all'interno di questo gioco. Tra cui alcune aviosuperfici che sono state inserite probabilmente perché ben presenti sulle mappe in fase di realizzazione del prodotto, ma che curiosamente non consentono né il decollo né l'atterraggio di aerei. Sono pensate per i parapendii. Allora, qui vi abbiamo detto, superata questo scoglio, noi facciamo una virata per prua 100, 1, 0, 0. Giù il carrello, diamo un'attacca di flap. Allora, la prua è questa. Vediamo se riusciamo a vedere anche dov'è l'aeroporto. Dovrebbe essere qua, però. Difficilissimo volare con il sole contro. Sicuramente l'aeroporto si trova nei pressi di questo costone roccioso. Questo sono sicuro perché l'ho visto prima quando stavamo cercando di atterrare. Il problema è che la pista ti appare all'ultimo secondo. Qui farebbe anche molto comodo vedere le cartine di questo aeroporto per capire un attimo com'è la questione. Guardate la pista come compare dopo la collina all'ultimo secondo. È allucinante. Cioè, è difficilissimo qua riuscire a effettuare questo avvicinamento. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Anche qua stiamo un po' sbagliando l'avvicinamento, ma dovremmo riuscire a fermarci prima di finire nella sabbia. Bellissimo, bellissimo questo avvicinamento. Difficilissimo. Tanto c'ho sotto YouTube che sta andando ad cazzum, scusate, lo chiudo un istante. Ok. È veramente bello questo avvicinamento. Difficile, tecnico, con la pista che si vede soltanto all'ultimo istante. Precisione l'ho sbagliata in pieno perché sono atterrato lunghissimo. Sono tentato di riprovarci, scusate, ma diventa a questo punto.
Sì, atterraggio morbido, questo è poco ma sicuro, però siamo atterrati un po' troppo indietro. Cioè, è di una difficoltà estrema questo avvicinamento. Potremmo un attimo mettere in pausa, vediamo se si può mettere la pausa dinamica. No, non me la fa mettere la pausa dinamica. Va bene, non c'è problema, non ti incazzare. Davvero non posso metterla. Sì, posso mettere la pausa. Volevo un attimo se riesco, però mi sa che mi sono dimenticato di rinnovarlo, quindi adesso non mi metterò a smanettare con la carta di credito, ma vediamo un attimo, perché mi è scaduto un paio di giorni fa. No, niente, mi è scaduto Navigraph. Vabbè, niente. Non abbiamo la cartina, ci dobbiamo attenere a quello che ci dice Flight Simulator. Quindi, di nuovo, punto di riferimento il nostro scoglio. Sullo scoglio prua 100. Nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, 100. Ok, più o meno ci siamo. Giù il carrello, un'attacca di flap. Sì, più o meno siamo allineati. Più o meno. Allucinante sto avvicinamento, veramente allucinante. Flap al minimo. Aiuto! Mostrami sta cazzo di pista. Eccola. Stiamo per stallare, eh. No, ho toccato con l'ala. No. Mamma mia. Ho toccato gli alberi. Ok, morta la camera. Scusate. La rifacciamo. Bellissimo. Volevo fare il fenomeno e buttarmi giù gli ultimi metri cercando di beccare in pieno la riga blu. 824% persone, ammazzerei, ma ho capito che l'aereo è spazioso, ma 824 persone non ci stanno neanche se. Allora, prua 100. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perfetto, giù il carrello, un'attacca di flap. Manetta indicativamente regolata su il 45%. Mamma mia, stavolta non sbagliamo, eh. Si può tirare giù questo coso? No. Flappa al massimo. Ragazzi, io ci provo, eh. Ci provo, non garantisco. No,
non morbidissimo, però sicuramente più preciso dell'altro. Vediamo un po'. 1 milione, incredibile, più di 1 milione di punti, 1.080.000. Non male, non male, non male. Ripeto, qua c'è 1.860.000 il primo. Comunque sopra 1 milione comincia a essere sempre un risultato decoroso. Ok, allora andiamo a cambiare menu attività e scegliamo un atterraggio. Il prossimo sceglietelo voi, ragazzi. Il prossimo sceglietelo voi. Tra quelli indicati qui. Lucla ci avevamo provato nella serata andata un po' a quel paese a causa dell'aggiornamento improvviso di Flight Simulator. Ungheria lo facciamo dopo, non ti preoccupare che lo facciamo. Intanto restiamo su questi atterraggi di quelli difficili. Quindi abbiamo da scegliere, ancora da fare. Paro l'avevamo fatto già una volta, Lucla l'avevamo fatto, ci resta Bugalaga, poi Tegucigalpa e Cuscevella. Mi sa che l'abbiamo già fatto, o forse no, comunque era quello che era stato pubblicato come prima sfida di atterraggio all'interno di Flight Simulator quando è uscito proprio il gioco. E poi Aspen. Allora, Tegucigalpa, sì, potrebbe essere un bel avvicinamento con l'Airbus A320neo. Vogliamo provare con un aereo più pesante, così vediamo che cosa succede. Perché poi ci resta anche da fare Aspen. Vabbè, dai, facciamo Tegucigalpa, vediamo un po' com'è questo avvicinamento. Allora, che cosa dice? Altitudine 3.300 piedi. La pista è lunga appena un paio di chilometri. La sua vicinanza al terreno montuoso e accidentato, la sua breve pista, lo rendono uno degli aeroporti più difficili al mondo, specialmente quando prevalgono condizioni di meteo poco clementi. Le condizioni di meteo sembrano buone, vediamo che cosa succede. Allora, con l'Airbus solitamente il bello è che possiamo effettuare solitamente gli atterraggi grazie al fatto che comunque è un aereo fortemente automatizzato utilizzando i dispositivi di avvicinamento automatico, cioè ad esempio l'ILS, è possibile portare l'aereo praticamente fino ad atterrare da solo. La modalità Autoland è assolutamente funzionante sull'Airbus A320. Qui chiaramente il gioco ci rende le cose complicatissime e ci fa fare questo avvicinamento in maniera totalmente manuale su questo bel bestione. Vediamo a questo punto che cosa possiamo fare. E soprattutto dov'è la pista? Laggiù. Ok, la pista è là. Territorio montuoso. Abbiamo già una configurazione di atterraggio abbastanza buona. Metto l'autobrake su max. Nel tentativo di ridurre il più che posso la frenata, lo spazio di frenata, che è uno dei parametri che mi vengono richiesti. Ok, abbiamo già in realtà l'aereo configurato per l'atterraggio, perché vedo che i flap sono già al minimo. Controlliamo per sicurezza, ma sì, i flap sono già in modalità di atterraggio. Quindi andiamo a cercare la pista che non vedo in questo momento, dovrebbe essere al di là di quella collina.
Credo. Credo che la pista sia questa. Dovrebbe essere questa. Vediamo. No, mi sa che ho sbagliato completamente l'avvicinamento perché. Aiuto! Aiuto! No, ho sbagliato l'avvicinamento. Mi sa che la pista era dall'altra parte. Completamente dall'altra parte. Infatti era qua. Niente, non l'ho avvistata. Va bene, rifacciamolo. Ok. Avevo impostato sul controller il pulsante per focalizzarsi sul punto di interesse. Il problema è che non me l'ha preso correttamente. E quindi io stavo volando nella direzione sbagliata. Va bene, rifacciamolo, no problem. Diamogli di nuovo max qui come autobrake. Ah, cavolo. Qui sì che mi potrebbe essere utile avere i comandi dell'Airbus A320. Ecco qua. Così dovrebbe darmi una mano con gli spoiler in fase di atterraggio. Eppure. Ah, eccola qua la pista. Questa è la pista. Mi metto l'indicatore della velocità come riferimento, non per altro. Ragazzi, ma non la vedo la pista. È questa qua. Sì, dovrebbe essere questa. È questa qua, ok. Sono altissimo. Mamma mia, ragazzi, è veramente complicato questo avvicinamento. Un cazzo, è veramente complicato. Dice che siamo alti, il papi. Ok. La collina qua davanti è spaventosissima, eh. No, non piegare così. Abbiamo atterrato un pochettino oltre. Cioè più indietro del dovuto, però l'abbiamo portato a terra. Pff, 647, è veramente difficile questo atterraggio, mamma mia. Rullaggio a terra, veramente fuori come parametro, perché. Abbiamo completamente sbagliato, in più non si è neanche attivato per qualche motivo il reverse.
È veramente difficile questa, sì. La rifaccio perché è molto bella, molto molto bella. Sono d'accordo che è la più difficile, Mirko, finora questo è l'avvicinamento più difficile che ho provato. Perché ha quella collinetta alla fine dove veramente fai il pelo agli alberi e soprattutto hai una virata con un bestione del genere dove chiaramente tu muovi il volantino, il joystick nel caso di un Airbus, per virare e quello che accade è che chiaramente la risposta dell'aereo avviene molto 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 dopo. Ok, riproviamoci. Tostissimo questo avvicinamento. Poi la cosa assurda è che comunque la virata andrebbe fatta sopra queste colline qua. Cioè io dovrei praticamente sorpassare questa collina quasi per potermi trovare attraverso dell'aeroporto. Proviamoci. Difficilissimo. 3300 piedi l'altitudine, siamo a 5600, quindi dobbiamo scendere di 2000 piedi praticamente nel giro di pochissimo. Cioè l'aereo deve essere portato giù, avvistata la pista. Veramente, veramente tosto sto avvicinamento. Bello, bellissimo. Ricordatemi di non andare mai in Honduras. Cioè, la pista è qua, sono altissimo. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ho rimbalzato tantissimo. E sta in pista, e sta in pista. Pessimo l'atterraggio stavolta. Pensavo di essere allineato meglio, invece ho toccato prima col carrello destro. La sfida completata si rifiuta addirittura di farmi apparire la schermata finale. Da quanto cagare ho fatto questa volta. Vabbè, lasciamo l'Honduras e su questo alzo bandiera bianca. Grazie Calu, Honduras Drift, sono completamente d'accordo. Va bene. Sta divenendo divertente questa serata perché veramente mi sto divertendo moltissimo. Andiamo sugli Appennini, come diceva Scemo e più scemo. E tentiamo questo atterraggio in mezzo alla nebbia, in cui dobbiamo fare questa specie di S, virata a sinistra, virata a destra e poi atterraggio ad Aspen in mezzo alla nebbia. Devo cambiare la manetta, altrimenti adesso non funziona perché è regolata sulla modalità dell'Airbus. Intanto resetto la camera così non si spegne.
Ok, vediamo che come si comporta qui, come sarà l'avvicinamento su Aspen, perché comunque, peraltro è un avvicinamento con 13 nodi di vento attraverso. Sarà curioso. Non ci sono le nuvole comunque, questo è una buona cosa. Allora, se ho capito bene, l'avvicinamento deve avvenire con una virata verso destra. Non sento il motore. Ok. Ok, vedo che già siamo in parziale configurazione di atterraggio. Una virata verso sinistra. Ok, e poi sul finale un'altra virata a destra. Ma dov'è atterrare l'aeroporto, ragazzi? Dov'è? Non lo vedo. Ah, ok. Eccolo là. Mamma mia, ragazzi, spaventoso qua. Niente, sono completamente disallineato dalla pista. Oh! C'è un sacco di vento. È difficilissimo. È difficilissimo. Sono atterrato molto prima di quando dovevo atterrare, ma. Lo rifacciamo. C'è veramente tanto vento sull'avvicinamento qua. Ok, no, lo rifaccio. Non mi dispiace questo. È indubbiamente più facile di quello di Honduras. Non ci sono dubbi. Però è comunque un bel avvicinamento perché prevede questa specie di S con virata proprio all'ultimo. A una velocità di 130 nodi. Io ero velocissimo. Ero velocissimo. No, il meteo è preimpostato, Calu. Assolutamente preimpostato. Però, se vi ricordate, la volta scorsa che abbiamo fatto Madeira, anche quello è un aeroporto tecnicamente molto difficile. Guardate quanto vento che c'è. Come sballonzola il nostro aereo. Qua facciamo il pelo a questa collina. Ok, insomma, l'atterraggio di Aspen deve essere proprio un atterraggio di quelli spettacolari. Poi il posto, onestamente, non mi attira per niente. Nonostante il Colorado sia meraviglioso, posto che consiglio a tutti di visitare, veramente bellissimo il Colorado. Ci sono stato in viaggio di nozze, ragazzi, è meraviglioso. Però Aspen mi sa tipo Cortina d'Ampezzo in versione americana, quindi una roba inguardabile. Senza nulla togliere a Cortina d'Ampezzo, ci mancherebbe altro. Qua stiamo decisamente troppo alti. Ragazzi, no, qui ho sbagliato completamente l'avvicinamento, ma ci proviamo lo stesso, così in maniera del tutto nervosa e ignorante. Sbagliato pulsante. Premuto il pulsante del timone invece che quello del freno.
Stavolta è andata malissimo a livello di precisione. Vediamo come punteggio, come siamo andati, ma... Poh, terrificante. Terrificante. Lo provo un'ultima volta. Questa volta cercherò di fare la virata prima. Aspen Kalu era, come citavo prima, il set di Scemo e più Scemo. Tutta la seconda parte del film si svolge a Aspen. Aspen è, diciamo, nella parte quella più... Guardando la catena montuosa che attraversa il Colorado, è indicativamente nella parte quella un po' più occidentale. Quindi le montagne sono bellissime, le montagne del Colorado, altissime e bellissime. In particolare sono stato in un posto che si chiama Estes Park, dove ha sede un hotel che si chiama lo Stanley Hotel, dove ho mangiato anche una burrata, che non pensavo di poter mangiare una burrata così buona in mezzo alle montagne del Colorado. E praticamente lo Stanley Hotel è il luogo dove è stato scritto Shining, il libro di Stephen King. Stephen King aveva preso casa nei paraggi a Boulder, che non è tanto lontano da lì, e perché la moglie voleva, lui voleva stare in Colorado, ma la moglie ha detto non andiamo a Denver, andiamo a Boulder che è più bella. Aveva ragione, cioè, 100.000 volte più bella Boulder. E praticamente dentro lo Stanley Hotel ha scritto Shining, che come ricorderete è ambientato in un hotel. E quegli furbacchioni dello Stanley Hotel hanno deciso di costruire dentro lo Stanley Hotel, oltre a tutte le leggende, i vari portachiavi della stanza, quella dell'orrore, e ci hanno fatto anche il labirinto. Quindi se voi visitate l'hotel potete visitare anche il labirinto. Perché ci sono le lucine? Galleggianti in questo gioco. Vediamo se riusciamo ad allinearci questa volta in maniera decente, senza ammazzarci. Questa volta siamo comunque lunghi. Niente, oggi non vuole proprio rispondere ai miei comandi il timone. Ok, un po' duro come atterraggio, ma sicuramente più dei 300.000 punti di prima dovremmo aver fatto questa volta. Sì, 580.000, vabbè, insomma, sempre un po' indecoroso, ma vabbè. Sì, se vi cercate lo Stanley Hotel su... su Wikipedia, insomma ovunque volete, trovate la descrizione di questo posto, che è un po' strano. Ok, atterraggi con vento forte. Qui ne abbiamo pane per i nostri denti. Potremmo iniziare, magari iniziamo proprio da quello nuovo, che rama, e come vedete aeroporto su quest'isola minuscola, con sostanzialmente il finale di un circuito. Quindi voleremo attraverso della pista, facendola parallela, quindi base finale, e saremo in bocca a questo aeroporto con un bel po' di vento, con 23 nodi, variabile, leggermente variabile. Con un aereo così piccolo dovrebbe essere più che sufficiente per farci venire il mal di mare, e già si vede da come si sta comportando questo aeroplanino. Ok, vediamo se riusciamo a portarlo giù.
Eccolo qua. Non ti bloccare. Ok. Va bene, insomma, iniziamo a tra pochissimo una virata quando lo vediamo apparire nel finestrino posteriore. Iniziamo la virata. In realtà il braccio di base non lo faremo, perché credo che sia sufficiente semplicemente completare la virata. Un po' più stretta dovrei farla. C'è troppo vento, ragazzi. Siamo bassissimi, peraltro. Vediamo cosa riusciamo a combinare qua. Soprattutto come si comporta l'aereo. L'aereo nel finale. Devo tenerlo un pochettino inclinato perché c'è molto vento attraverso. Quindi se non lo tengo così l'aereo mi va completamente fuori rotta, quindi sul finale farò la virata proprio a cercare di beccare la pista. Mamma mia quanto vento! No! Mamma mia, tantissimo vento. Ho anche sbloccato un achievement nel frattempo. 401.000 punti, va bene. Va bene, io lo rifarei, questa volta cercando di farlo un po' meglio. Allora, mi sono accorto che c'è comunque il vento ti porta fuori tantissimo, soprattutto negli ultimi metri. Pensavo fosse più in alto in quota, invece è veramente forte al suolo. Quindi devo necessariamente cambiare completamente strategia. Va bene, cambiamo strategia. Sì, siamo vivi, ci mancherebbe altro. Proverò a questo punto a effettuare anzitutto la virata più stretta sul finale. Sennò diventa impossibile. L'ammaraggio non ancora Hermes. L'ultima puntata della nostra serie sarà dedicata a questo. Faremo un tour dei laghi a bordo della 7. Vento è veramente una cosa fastidiosissima in questo scenario. Ok, quindi ci incliniamo subito a 30 gradi e tengo alto un pochettino il muso nel tentativo di fare la virata un pochettino più stretta. Vediamo che cosa riusciamo a combinare. Siamo bassissimi e lentissimi. Niente. Non sta rispondendo ai comandi la manetta. È uno dei problemi che abbiamo sugli scenari. Proviamo a fare un ammaraggio a questo punto. La manetta non risponde, come vedete. Questo è uno dei problemi che ci sono su questi scenari. Oh no, niente ammaraggio. Siamo morti e basta. Vediamo se riusciamo a riavviare con la manetta funzionante.
Bug questo che peraltro, se vi ricordate, avevamo già incontrato quando abbiamo fatto l'atterraggio in Nepal, e che al primo tentativo non funzionava la manetta. È così, purtroppo. Vediamo stavolta. Anche stavolta non va. Proviamo a cambiare i comandi. Di solito questo lo risolve. Applica e salva. Vediamo adesso. Sì, adesso sta andando. Infatti vedete il contagiri qui che riesco a modificarlo. Prima andava sempre rosso. No, ma non è una questione di virata, Ray. Il problema è che non avevo motore. Non avevo motore, letteralmente. C'è un bug su questi scenari. Alle volte, su questo aereo qua, non c'è il controllo della manetta. Quindi bisogna cambiare le impostazioni dei comandi e metterle standard. Se hai fatto delle modifiche ai comandi, non funziona. Un sacco di vento. Ok, proviamo stavolta a fare la virata. Ok, questa volta proprio direi che l'abbiamo azzeccata in pieno la virata, eh. Siamo allineati con la pista praticamente. Qualche piccola correzione. Il problema è il vento, che giù sarà fortissimo. Sia come prima, è allucinante. Ok. Abbiamo messo il... Mamma mia, sto cazzo di vento attraverso è devastante. Dicevo, abbiamo messo il flap al minimo. Devo tenere necessariamente questo assetto un pochettino innaturale perché il vento mi sta spingendo verso destra. Guardate che roba, guardate il vento. Non molto preciso, ma... vabbè, più o meno siamo atterrati. Sicuramente più morbido del primo. 823.000 punti, che mi porta a 8.000° posto in classifica, che non è male. Il problema è che sono sempre sti stronzi che fanno 1.800.000 come punteggio. Non lo so se è culo o classe, per citare il direttore. Ok, torniamo al menu attività. Mirko, la rabbia mi è rimasta, ti dico la verità, ho dormito male la notte perché comunque il volo era stato un volo lungo e pieno di problemi, arriva con il ghiaccio sulle ali, insomma, abbiamo avuto un sacco di problemi. Arrivare lì e vedersi piantare il motore a 30 metri dalla pista perché il pilota automatico mi aveva fatto fare quel giro assurdo, non... Veramente non l'ho capito. Questo è l'aeroporto di Madeira dove siamo stati la volta scorsa. Lo abbiamo fatto però di notte. Di notte. Innsbruck è un bellissimo atterraggio che in questo caso ci viene fatto fare con un Boeing 747. E qui sta il difficile. Con un Boeing 747. Possiamo provarci, non prometto niente. Vediamo che accade. Sì, Ray, allora quello che è successo praticamente è che quando siamo arrivati alla fine, stavo facendo la procedura di avvicinamento,
che io avevo previsto un avvicinamento diretto, ma la TC mi ha dato un avvicinamento con una procedura differente, che io ho accettato, nonostante avessi relativamente poco carburante. Il problema è che a pochi minuti dall'avvicinamento finale, il pilota automatico, quando ho attivato l'approach, è impazzito e mi ha fatto tornare indietro. E ho perso 5 minuti più o meno per fare questa cosa. Fatto sta che a più o meno 2 miglia dall'aeroporto ho perso il primo serbatoio di carburante, quindi ho girato la valvola per aprire il secondo serbatoio. A quel punto che cosa è successo? Che anche il secondo serbatoio si è esaurito e io ho perso il secondo serbatoio e quindi la spinta, quando mi mancavano ormai veramente 200 metri, non più di 200 metri dalla pista. Ero già con la configurazione dei flap definitiva. Ok, questo avvicinamento mi terrorizza. Ok, allora non so quando dobbiamo abbassare il carrello, ma io lo abbasso perché c'ho paura. Cioè, ragazzi, atterrare con un 747 a Innsbruck con il vento a traverso. Guardate, guardate, guardate come cazzo. Mamma mia. Tra l'altro il trim non mi aiuta per niente qua. Lo sto girando come un pazzo, ma non ci riesco a... La gente a bordo la stiamo facendo un po' arrabbiare, mi sa. Con così tanto vento attraverso mi verrebbe voglia quasi di non usare così tanti flap, ma vediamo che succede. Mamma mia. Siamo comunque alti, secondo quanto dice... Cazzo, quanto vento! Ah! Mamma mia, siamo atterrati fuori dalla pista. Niente. Riproviamoci. C'è tantissimo vento, soprattutto negli ultimi penso 500-600 metri dalla pista, che un po' ti destabilizza. Quindi sarei quasi tentato di provare l'avvicinamento con meno flap. Che forse non è l'idea migliore, ma potrebbe essere utile. Eccola lì la pista. Sì, la regola era morte fine del giro, assolutamente, però il bug del pilota automatico, diciamo che me lo sono abbonato. E comunque ho fatto l'avvicinamento. Mamma mia, ho fatto l'avvicinamento
quanto cazzo di vento c'è qua. Guardate come ondeggia. Difficilissimo, ragazzi. Questo è veramente difficile come avvicinamento con tutto sto vento. Niente, siamo fuori allineamento. Qui dovrei dichiarare un approccio mancato, ma ci proviamo lo stesso. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Ah! Niente, riproviamoci. Mamma mia, difficilissimo questo. Questo è il più difficile di stasera, eh. Difficilissimo. Mi spiace per le facce che faccio, si potrebbe fare un collage delle mie facce disperate nel momento in cui tento di fare questi avvicinamenti. Questo comunque è di gran lunga il più difficile di questa sera, eh. Perché il vento nella parte finale dell'avvicinamento rende difficilissimo, cioè ti schiaccia l'aereo a terra, rende veramente difficile l'avvicinamento. Adesso non so cosa è successo, che l'aereo non si sta comportando correttamente. Ok, forse ora sì. Ecco perché in questi casi preferisco usare gli avvicinamenti strumentali quando c'è così tanto vento. Almeno risultano un pochettino più gradevoli dal punto di vista dell'allineamento con la pista. Qui sto andando un po' a caso, ma giù il carrello e giù un attacco di flap. Comunque ho notato che appena metto l'ultima attacca di flap, l'aereo fa veramente fatica a reggere, perché immagino che ci sia veramente tanto vento e gli ipersostentatori, che aumentano la superficie alare del nostro aereo, ovviamente reagiscono molto, cioè fanno reagire molto di più l'aereo alle sollecitazioni del vento. Il problema grosso è proprio sul finale, cioè scesi, superato il fiume Inn qua davanti, diventa problematico. Qui comincia a diventare veramente difficile. Ragazzi. Niente, abbiamo rimbalzato. No, non abbiamo rimbalzato.
Sì, è stato un atterraggio terrificante, terrificante, ma l'abbiamo portato a casa e siamo sopravvissuti. Veramente, veramente terrificante, perché ho rimbalzato, cioè ho toccato con tutti e tre le parti del carrello, poi dopodiché mi sono rialzato. Cama andata, la facciamo tornare, vediamo se il gioco non crasha, speriamo di no. Ok, veramente difficile questo, non lo rifaccio perché è spaventoso. Uno degli atterraggi più difficili di questa sera, se non il più difficile in assoluto. Su questo ci voglio riprovare poi in privata sede perché devo fare più punti, ma è veramente complesso. Ok, allora direi a questo punto di fare anche l'atterraggio all'aeroporto di Gibilterra, che è un aeroporto anche questo spettacolare, costruito in larga parte su un terreno artificiale che è stato rubato al mare. È un aeroporto curiosissimo perché taglia a metà la rocca di Gibilterra praticamente la taglia dalla Spagna e tutti quelli che devono passare in Spagna da Gibilterra o viceversa devono attraversare l'aeroporto e conseguentemente devono rispettare una specie di semaforo barra stanga che come avviene ai passaggi a livello, non fa passare le macchine, tenendo in considerazione però che fa passare gli aerei. È molto particolare questa cosa. E qui c'è un sacco di vento, si vede su, già da qui. Aiuto. Allora, la rocca di Gibilterra è qui sulla destra. Quindi noi adesso tenteremo di fare questo atterraggio. Vediamo, il carrello è già abbassato, i flap sono già in configurazione di atterraggio, il nostro aereo sballonzola, la pista è qui. Perché overspeed? Ah, perché stava continuando a prendere. Eravamo un po' troppo veloci. Mamma mia! Ecco, se fossi su questo aereo mi sarei già cagato addosso, probabilmente, per quello che stiamo vedendo questa sera. No, mamma mia, quanto vento. Guardate l'aereo come ondeggia da sinistra a destra. Io devo comunque tenere il muso orientato verso sinistra perché mi spinge tantissimo fuori rotta. Cioè, anche se io sto volando praticamente verso la Spagna, il leggermente bassi, secondo quello che dice il Papi. Se riusciamo ad allinearci più o meno. Difficilissimo tutto sto vento. Dargli un go around. Infatti. Ma
l'approccio l'abbiamo sbagliato in pieno, lo rifacciamo. C'è tantissimo vento, tantissimo vento. Buonasera Marco. Il kai tak di Hong Kong, Ray, no? Non si può atterrare, perché ovviamente il kai tak non esiste più, però il quartiere c'è ancora, quindi si può sorvolare e vedere un po' com'era l'avvicinamento del kai tak, che indubbiamente era uno degli avvicinamenti più terrificanti in assoluto. In mezzo ai palazzi. Devo dire la verità, anche l'avvicinamento a London City è un avvicinamento particolarmente complicato, soprattutto quando si arriva dalla città, perché lì si passa proprio in mezzo ai grattacieli. È un po' se vogliamo, il kai tak europeo. Lo trovo sempre molto molto affascinante come avvicinamento. Se prendete l'Alitalia che va a London City da Milano Linate, è molto bello perché se il vento è giusto, nella maggior parte dei casi è così, la virata finale la fa sopra al Tower Bridge. Quindi guardando, se vi sedete a destra, quindi siete riusciti a prenotare un posto sul finestrino di destra, la virata finale la vedete proprio affacciandovi dal finestrino, potete vedere il Tower Bridge. Molto molto pittoresco. Cazzo di vento. Vediamo che riusciamo a combinare. Mamma mia! Devo tenere sicuramente la prua orientata più verso la rocca di Gibilterra, perché il vento ci sta indubbiamente portando fuori rotta, però ci fa fare ste cose che non sono molto piacevoli. Riusciamo a portarlo giù. Per certi versi è persino peggio di quello di Innsbruck questo, perché poi la pista è anche corta oltretutto, quindi non è che sia il massimo della vita questo avvicinamento. Sì, un po' più indietro del dovuto, siamo atterrati, ma siamo atterrati. Wow. Precisione scarsa, perché siamo atterrati circa qua invece di atterrare qua. Atterraggio abbastanza morbido, rullaggio un po' troppo lungo, cioè un po' troppo fuori asse. Ok, dai, questo poteva andare peggio. Direi di farne ancora uno a questo punto. È stata una serata un po' strana, sì, caro Marco. Ok, dai, ne facciamone ancora uno e poi chiudiamo la serata. Tostissimi questi atterraggi.
Allora, potremmo. Madeira lo eviterei perché l'abbiamo fatto la volta scorsa. Innsbruck l'abbiamo fatto. In Giappone l'abbiamo fatto. Questo com'è? Questo non l'ho mai fatto, non l'ho mai visto. Una delle piste più corte degli Stati Uniti, 2153 piedi. Quindi circa 600 metri e ci dobbiamo atterrare con un Cessna 172 Skyhawk. Proviamoci, proviamoci. No, vi faccio vedere la virata finale praticamente. Cioè, 70 nodi, 60 nodi dove ci sono gli alberi, devo fare una virata di praticamente 90 gradi a sinistra, sperando di intercettare questa pista che praticamente è lunga 600 metri. Ci sarà da divertirci. Quindi 60 nodi nel finale, ok. E ci sono nuvole peraltro. Oh Gesù! Ma la pista è questa! Ma stiamo scherzando! Ma stiamo scherzando! Ma sta cosa non si può fare! Ma è illegale questa cosa! Ma è cortissima! Ma dai. Ma cioè, io come faccio qui a centrarla sta cosa? Me lo volete spiegare? Cioè, non ha senso. Cioè io dovrei atterrare qui. Ma con un sacco di vento attraverso, peraltro. E gli alberi che fra un po' posso vedere gli scoiattoli. Da quanto siamo vicini. Sì, vabbè, ma solo gli americani possono mettersi a costruire una pista. Una pista. In questo posto, ma non ha senso. Quanto cazzo di vento c'è poi? Mamma mia. Sono sicuramente atterrato lungo, però. No! Lo riproviamo, questo, lo riproviamo perché è veramente figo. Comunque 21.000 punti sono comunque 35 millesimo, eh. Allora, lo rifacciamo perché è allucinante questo avvicinamento. Allucinante. Buonasera, Minzi. Sì, è impressionante. È impressionante il gioco. Non ci sono dubbi. Trovo incredibile che gli americani siano riusciti a costruire un aeroporto qui. Cioè, ma come ti viene in mente? Dici, abbiamo un pezzo di terra di 600 metri, facciamoci un aeroporto. Da una parte ci costruiamo un villaggio, dall'altra c'è una collina, ma va bene lo stesso. Gli americani sono fuori. Vediamo che cosa riusciamo a fare in quest'ultimo penultimo tentativo, vediamo come va. Cioè, io devo fare questa cosa con 30 nodi di vento. 30 nodi di vento attraverso che mi spingono verso la collina. Cioè, veramente 30 nodi, li vedete qui, 30 nodi.
fuori di testa, veramente. No, vabbè, ma non ha senso questo avvicinamento. Ovviamente siamo lunghi anche qui, però sicuramente belli morbidi. C'è talmente tanto vento che l'aereo viene spinto persino in fase di rullaggio. Allucinante, 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 veramente. Vabbè, insomma, sono le 23. Io a questo punto farei un ultimo... veramente un ultimissimo giro per chiudere in bellezza. Vediamo che cosa troviamo. Sì, Ray, per me era una strada di collegamento che poi da ubriachi hanno trasformato in pista di atterraggio. Sono d'accordo, sono d'accordo. Ok, allora, ci restano fuori Sedona, ma siamo appena stati. Queenstown in Nuova Zelanda potrebbe essere un bellissimo tentativo di quelli belli tosti. Vediamo un po'. Allora, la sua pista è stretta tra le montagne alte più di 1500 metri, presentando ai piloti un avvicinamento abbastanza impegnativo e ricco di forti raffiche di vento, e noi, siccome ci vogliamo male, ci proviamo. Con 20 nodi di vento proveniente da 3-5, quindi avremo un vento leggermente che ci spingerà leggermente verso le montagne qui a destra. Abbiamo come punto di riferimento da tenere presente questa piccola isola che ha un istmo che passa all'interno di questa insenatura, quindi su questo faremo la virata finale per prua 050. Ok, quindi questo è il nostro riferimento. Ok, proviamoci. Stiamo proprio volando in bocca a questo istmo di terra, quindi in qualche maniera dovremmo essere in grado di venirne a capo. Carrello è già abbassato, i flap li portiamo alla configurazione finale, riduciamo la manetta, non del tutto, ma... sì, in realtà forse i flap avrei fatto meglio a metterli appena superato l'isolotto qua davanti. Poi c'è anche questa nebbiolina che, giusto per non farci mancare nulla. Ma la pista è qua sotto. Dov'è la pista, ragazzi? Ah no, mi sta tenendo l'isola come punto di riferimento. Ok, la pista è più avanti. Eccola lì, adesso la vedo la pista, sta lampeggiando. Ok, quindi qui diamo l'ultima attacca di flap. Trim è utilissimo qua per dargli un po' di... Il
Il vento è veramente fastidioso. Ci sono delle raffiche che rendono complesso l'avvicinamento, come se non fosse già abbastanza complesso. Guardate che roba. Io non sto toccando niente, questo è tutto il vento, eh. Sono tutte raffiche di vento queste. Così, giusto per non farci mancare nulla, le raffiche di vento a pochi metri dal suolo. Siamo arrivati bassissimi, peraltro. Aiuto. Niente, siamo fuori asse. Niente, la rifacciamo. Troppo, troppo, troppo vento. Bello tosto qua, mi piace questo avvicinamento. Non è... cioè, tecnicamente, da un punto di vista di come è fatto l'aeroporto, non è un avvicinamento difficile, ma le raffiche di vento sono terrificanti. Quindi ci tocca... tentare di avvicinarci così, tenendo d'occhio magari anche la velocità. Non vedo l'ora di avere uno schermo un pochettino più grande, perché faccio veramente fatica a leggere qua la velocità. Al di là del fatto che comunque la velocità indicata a causa delle raffiche di vento continua a cambiare. Insomma, ragazzi, ultimo tentativo qui in Nuova Zelanda. Bellissimi scenari, come sempre. Questa volta devo calcolare che le raffiche di vento mi spingono sempre verso destra, quindi devo sicuramente avvicinarmi con una prua orientata più a sinistra, come sto facendo in questo momento. Ed eventualmente correggere nel finale. Madonna. Cioè, tipo, il cervello mi dice metti la pista più in centro, ma il vento mi spinge dall'altra parte, quindi io devo per forza stare allineato fuori asse. Difficile, difficile qua. No, non fare così. Ci vorrebbe la pedaliera qua per rendere le cose un pochettino più accettabili.
Si mette pure il gioco a... No, non stallare adesso. E frena. Vabbè, questo l'abbiamo portato a casa. Mila punti. Non è neanche andata così male, tutto sommato. Non era centrale, ma a livello di morbidezza e di precisione non era malissimo, insomma, nella media. Vabbè. Ecco. Niente, ragazzi, allora direi che è andata così. Io mi sono divertito abbastanza questa sera, sono sincero. Come vi dicevo, questa seconda parte dei nostri incontri dedicati a Flight Simulator sono indubbiamente un pochettino più divertenti di quelli molto tecnici che abbiamo fatto all'inizio, molto orientati al volo IFR. Adesso avremo delle puntate più esplorative anche con aerei a pistoni, quindi insomma cercheremo di effettuare dei voli un pochino più avventurosi, faremo dei voli a vista e direi che la strada da questo momento in poi è tutta in discesa verso un finale di stagione, diciamo così, un po' più entusiasmante di quanto non sia stato all'inizio. Quindi insomma, come sempre è stato un grandissimo piacere volare con voi. Ci vediamo, per chi volesse, sul mio canale, e vi lascio tra un istante l'indirizzo per potervi iscrivere al mio canale, dove vi ricordo sto facendo il giro del mondo a bordo di un piccolo aereo a pistoni, leggero e quindi soggetto a tutti i problemi del caso. Un giro del mondo che sto portando avanti in maniera abbastanza realistica, nel senso tempo reale, cioè ora del giorno reale, tempo atmosferico reale, tappe tutte vere, cioè arrivo in un punto, riparto da quello, e in questo momento sono nella fase più complessa, cioè l'attraversamento dell'Atlantico a bordo di un aereo che ha un raggio di azione di 400 miglia, quindi devo necessariamente volare sulle isole dell'Atlantico per riuscire ad arrivare fino in Groenlandia. Al momento siamo in Islanda, prossima tappa ancora Islanda e poi finalmente Groenlandia, entriamo nel continente americano. Insomma, prossima tappa Islanda, caro Ray, arriveremo a Reykjavik o forse alla città quella dove hanno inventato la canzone Yaya Ding Dong, che spero che qualcuno di voi conosca. Quindi vedremo come muoverci all'interno dell'Islanda. Cercheremo comunque di passare anche sopra i ghiacciai, che dovrebbe essere molto figo. Ragazzi, a tutti quanti una buonanotte. Grazie mille di nuovo per essere stati con me questa sera. Ci vediamo domenica prossima, salvo sorprese, qui su Every Eye, con una nuova puntata di questo splendido show con Lore Ska, dedicato a Microsoft Flight Simulator. Buonanotte!